Avevo detto che avrei fatto parecchie live su Hood, Outlaw and Legends e in effetti le sto facendo. Quindi se non avete visto ancora la mia live, beh, questo è il video che probabilmente fa per voi e che magari vi farà prendere se comprare o meno. Quindi è la vostra decisione, ovviamente, se comprare o meno questo titolo. Bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Oggi una review dopo 3 giorni in realtà che ci sto giocando, perché questa review esce il 9, quindi domenica, il giorno prima dell'uscita del gioco. In realtà io lo sto giocando dal 7 e sto facendo questo video dopo circa 10 ore di gioco, quindi comunque mi sono già portato avanti. Chiaramente arrivando a domenica ne avrò fatte altre 30 probabilmente, quindi comunque prendete quello che dico come le prime impressioni e quello che secondo me ha dato questo titolo. Ma prima di iniziare ovviamente iscrivetevi al canale perché è un supporto a me, per voi è gratis, ma a me dice tantissimo. Quindi partiamo subito con la review e partiamo subito dalla grafica. Come vedete anche voi la grafica non è una grafica da mascella rotta, non è sicuramente una grafica da next generation, quindi non è, parlo anche qui per le nuove console, non è sicuramente una grafica da nuove console, ma comunque dice la sua, perché pur essendo un gioco PvP, PvE, comunque ha un'ottima grafica, soprattutto se giocate in ultra, soprattutto se giocate in 4K o 2K. Comunque la sua porca figura la fa. Ancora i personaggi non sono bellissimi visivamente parlando, ma sono sicuro che con una buona ottimizzazione e qualche patchettina potrebbero veramente passare di livello e aumentare la qualità grafica di questo titolo. Quindi diciamo che come qualità grafica per me è un sì, ci sta di brutto e spero che piaccia sinceramente anche a voi. Ovviamente vi deve piacere l'ambientazione che è alla For Honor, per intenderci, o comunque un'ambientazione medievale, e devo dire che da quel titolo, quindi da For Honor, trae anche molte altre cose, comprensivo il gameplay. Quindi adesso andiamo a vedere il gameplay e tutto quello che riguarda il titolo in sé. Quindi, tralasciando la grafica, parliamo del gameplay. Il gameplay è alla For Honor, quindi è un gioco PvP-PvE in cui fronteggiamo un'altra squadra di 4 persone, che siano su console o su PC è indifferente perché c'è il crossplay, quindi è totalmente indifferente, e dovremo non solo ucciderle, ma dovremo estrarre un forziere dalla mappa in sé. Ci sono 5 mappe in totale, quindi già si parte benissimo. Devo dire che le mappe, anche se giocate 20 volte e si sanno a memoria, cambiano totalmente ogni volta perché dall'altra parte non si sa mai che cosa fanno gli avversari e quindi bisogna leggere tantissimo il metodo di gioco degli avversari. E quindi come gameplay devo dire è veramente molto vario. Io ancora in 10 ore devo imparare perfettamente tutte le mappe, ma devo dire che in queste 10 ore non mi posso lamentare, anzi, devo dire che è veramente un bel gioco. Io For Honor ce l'ho, la Gold Edition, mi ci sono sempre divertito e devo dire che ci sta. È molto più semplificato di For Honor, ma ci sta, è veramente veramente bello. Per quanto riguarda invece l'aspetto del titolo in sé, il titolo prende il suo cuore da palesemente Ant Showdown. Io negli scorsi video e anche nelle live ho detto Ant spostati, e in effetti mi spiace dirlo, ma il metodo di estrazione e soprattutto il metodo di conquista dell'obiettivo è praticamente Ant Showdown riportato nel Medioevo. Quindi non ci sono i fucili, ma ci sono gli archi, le frecce e i mazzafrusti e le mazze. Quindi non stiamo andando chissà che roba. Devo dire che però questo contesto di Ant, quindi il cercare il boss, quindi cercare lo sceriffo, rubargli la chiave, andare a cercare il forziere, prendere il forziere, portarlo al punto di estrazione ed estrarlo, viene migliorato e amplificato con tutto ciò che lo circonda. Perché devo dire che sia la versione PvP che soprattutto i mob hanno un'intelligenza veramente ottima. I mob hanno vari gradi di sfida e soprattutto, se si viene sgamati e quindi se si corre come dei pazzi, molto probabilmente non si riuscirà a fare niente perché i mob vengono allertati e ti vengono a prendere. Quindi letteralmente sei circondato. E in più hai anche gli altri ragazzi che combattono contro di te. Quindi
In generale, tutto quello che riguarda il comparto di estrarre, di andare a prendere il punto di cattura, di rubare la chiave allo sceriffo, cerca gli altri, è veramente bello. È veramente, veramente bello. Gli scontri sono rapidi, gli spawn durano 20 secondi, quindi c'è il respawn di 20 secondi. Il team fa la differenza averlo o non averlo e anche parlare con le persone. E c'è da dire che questo gioco prende ciò che c'è di meglio in Hunt, ciò che c'è di meglio in For Honor, ciò che c'è di meglio in realtà da anche altri titoli e li mischia tutti assieme. Quindi per questo io sinceramente già solo per questo 30 euro glieli ho dati. Ultime cose che ci sono da dire, allora, in generale il gioco è ovviamente, praticamente siamo in Early Access per 3 giorni. Quindi ha i suoi problemini, ha pochissimi bug, per assurdo, ha veramente pochissimi bug, ha pochissimi bug, e esce già con 5 mappe, 4 personaggi, ne è già stato rivelato il prossimo, quindi ci sarà già un quinto personaggio in uscita, quindi un Giardino in uscita. La cosa fighissima è che c'è una zona d'addestramento, che è il proprio accampamento, anche la zona d'addestramento, così da provare i vari personaggi e imparare quello che fanno prima di entrare in partita. Ogni personaggio ha i propri perk, quindi ha le proprie abilità, quindi avere lo stesso personaggio non significa giocare e avere le stesse abilità, e quindi cambia tantissimo. E che dire, per me è un giochino che vale tutti i 30 euro, anzi probabilmente ne varrebbe anche 60, che è uscito in un momento in cui nessuno lo conosceva e che sinceramente io ho apprezzato particolarmente e continuo ad apprezzare. Vediamo come si evolverà la situazione, ma nel frattempo, per quanto mi riguarda, Hood, Outlaw and Legend è veramente un bel gioco, molto divertente, soprattutto se avete amici con cui giocarlo. Bene, io con questo credo di aver detto un po' tutto, di aver spiegato un po' tutto il gioco e le mie prime impressioni. Noi ci rivediamo con il prossimo video o la prossima live e GG a tutti quanti.